Stefano, bentornato è il caso di dire, no? A distanza di 8 anni. Sì, sì, ti ringrazio per il bentornato, sono felicissimo di essere tornato a Teramo, nella mia città, dove sono cresciuto anche calcisticamente. In questi 8 anni, in questo lasso temporale, cosa ha fatto di Giglio di importante? Insomma, vuoi raccontarcelo? Diciamo che sono risceso di categoria, mi sono forgiato nelle categorie minori per poi arrivare in Serie D nel Castelnuovo a giocarmi una possibilità per andare nei professionisti. Castelnuovo è stato un triennio fondamentale per la tua crescita, no? Ti sei affermato veramente come uno dei prospetti più talentuosi della categoria. In quale ruolo hai dato il meglio di te? Sicuramente nel 4-2-3-1, nella corsia di destra, esterno alto, sono riuscito a esprimere il meglio in ogni reparto, sia difensivo che offensivo, condito da anche tanti gol e altrettanti assist. Qual è stata la molla che è scattata dentro di te per ritornare a Teramo adesso, visto che hai cominciato la stagione a Taranto in Serie C? La molla è sicuramente l'amore per questa città, perché comunque sia la sento mia, sono cresciuto nel Teramo e la voglia di fare bene e riportare il Teramo dove merita è tantissima. La promozione è un campionato che tu hai già disputato facendo anche tanti gol. Quali sono le difficoltà, gli ostacoli che si possono incontrare lungo il cammino? Le difficoltà sono tante, perché poi vincere non è mai semplice, poi gli avversari ti affrontano al massimo, perché comunque sia sei il Teramo e quindi ognuno vuole mettersi in mostra, quindi le partite andando giocate sempre al massimo, un atteggiamento di rispetto verso l'avversario, ma sicuramente dimostrare la nostra forza e di portare sempre a casa il risultato. Stefano, e per quanto riguarda invece il tuo ritorno a Teramo, i meriti vanno condivisi con? No, ringrazio la società, il presidente, il direttore, tutti quanti per lo sforzo che hanno fatto, mi hanno mostrato tantissima passione, mi hanno convinto subito a tornare qui a Teramo e a fare il meglio possibile per questa società.